Sabato al Teatro ITC di San Lazzaro, alle ore 21, la compagnia Frosini Timpano presenta Acqua di Colonia. Ne parliamo con Daniele Timpano, benvenuto. Grazie e bentrovati. Raccontaci, Daniele, di questo spettacolo. Parlate del colonialismo italiano. Si è parlato spesso di questo argomento, ma in che termini affrontate la questione? Il colonialismo italiano è il centro del nostro discorso in maniera diretta, perché lo spettacolo parla di questi 60 anni di storia coloniale italiana che vanno più o meno da fino all'Ottocento fino alla Seconda Guerra Mondiale, cioè il colonialismo, diciamo, storico, militare, occupazione. Però in realtà è uno spettacolo che utilizza il passato per parlare del presente, in qualche modo, delle relazioni non scontata e non meccanica, matematica, ma presente tra quel passato lì in cui l'Europa, anche l'Italia, con molto entusiasmo, per pochi anni rispetto ad altri paesi, ma con molto entusiasmo, è andata in Africa, insomma, con il senso di confusione, di crisi, di crisi identitaria, di invasione, come dicono i leghisti, insomma, del proprio paese da parte degli ex colonizzati. Ecco, naturalmente non possiamo parlare di politica per la par condicio, però io ti faccio una domanda che, ahimè, ha a che fare con l'attualità. Dico ahimè perché sappiamo tutti cosa è successo a Macerata. Secondo te, secondo voi, avendo fatto uno spettacolo su questo tema, c'è un, diciamo, razzismo di ritorno che ancora prende le mosse da quel periodo di colonialismo italiano, quando si doveva dire che l'Italia era un impero e che noi eravamo naturalmente i conquistatori, intelligenti, migliori, eccetera, eccetera? Allora, no, era quello che provavo a dire prima, cioè c'è una relazione che non è meccanica e diretta, ma c'è, non tanto, ma non è tanto perché questa persona Macerata, che ha sparato delle persone, aveva la bandiera tricolore italiana, cioè non è che c'è una relazione diretta necessariamente come richiamo all'impero d'Etiopia fascista o alle imprese coloniali in Libia dello Stato italiano prefascista liberale. Cioè non è che c'è una relazione diretta, anche a volte in molti casi nelle persone, nell'italiano medio, non c'è neanche la consapevolezza di questo legame, di questi avvenimenti storici molto chiara. Tant'è che c'è una grande confusione tra fascismo, cioè tra l'impero d'Etiopia fascista, il fascismo e il colonialismo, mentre in realtà sono due cose separate, di cui il momento fascista dell'impero d'Etiopia è solo una parte, anche molto piccola, dell'esperienza italiana. Però la relazione vera che c'è, ed è poi il discorso centrale dello spettacolo, al di là delle imprese coloniali italiane, è la sedimentazione che c'è nel nostro pensiero quotidiano, cioè di una serie di materiali culturali, cioè della nostra storia, di una serie di materiali culturali che sono da decenni, da secoli, dentro la nostra cultura italiana ed europea in generale, cioè che fondamentalmente è comunque una cultura razzista, questo sì, dove l'altro è qualcosa da aiutare o da sfruttare, o nei confronti del quale sentirci in colpa, oppure sentirci superiori, ma è sempre comunque un altro che non esiste, non si ascolta, è comunque sicuramente una presenza sullo sfondo rispetto a questa grande mappa vuota che è il resto del mondo. Faccio un esempio un po' stupido, un po' colto forse, ma tipo non c'è il colonialismo italiano, ma quando Napoleone nella fine Settecento va in Egitto, e l'Egitto è in Africa, con le sue armate, e si porta dietro una serie di intellettuali e di studiosi che tra le altre cose fanno una serie di disegni, di vedute, di bozzetti dell'Egitto, si chiama la description dell'Egitto. In nessuna di queste immagini è presente un egiziano del periodo. Questo Egitto immaginario, che è una proiezione dell'onnipotenza occidentale, se vogliamo, cioè, lo sto dicendo un pochino confusamente, ma insomma il discorso è un pochino questo. È chiaro. Allora, l'appuntamento con Acqua di Colonia, la compagnia Frosini Timpano, è a San Lazzaro di Savena, al Teatro ITC, sabato alle ore 21. Grazie, Daniele, per essere stato con noi. Ma grazie a te.